Ciao a tutti gli amici di Android Vlog. Oggi siamo con Jabra Revo Wireless, cuffie di alta qualità con archetto imbottito veramente confortevoli che Jabra ci propone al prezzo di 249 IVA inclusa. Passiamo subito quindi a fare l'unboxing di quella che è la confezione di vendita di queste Jabra Revo Wireless e vediamo cosa contiene il suo interno. Allora, all'interno troviamo subito questo, tanto la confezione è veramente molto elegante, imbottita il fondo con appunto qualche carineria come questo fissaggio per non farle muovere all'interno della confezione, e quindi ci sono le cuffie che vedremo tra un attimo, le mettiamo per ora da parte. E cioè questo alloggiamento molto, molto interessante, di questo posizionamento che le confezionano appunto quindi aperte, perché come vi dicevo queste cuffie poi si possono anche chiudere, sono cuffie pieghevoli. E poi c'è una box, vediamo cosa contiene il suo interno. Allora, all'interno c'è un cavo 3.5, quindi per il collegamento wired. Una pratica bag che protegge le cuffie quando non le usiamo. Poi troviamo un cavo micro USB per la ricarica di queste cuffie. E infine c'è la manualistica. Attenzione, non sono i soliti manuali, perché all'interno troverete un coupon, un codice che dovrete utilizzare per attivare la vostra applicazione, l'applicazione Jabra Sound sul vostro smartphone. Infatti, grazie a questo coupon potete, una volta scaricata l'app, attivare l'applicazione e usufruire di alcuni vantaggi che questa applicazione vi permette di avere. La vediamo dopo, quando facciamo il collegamento delle cuffie al cellulare, e vi faccio vedere un po' come si utilizza. Passiamo adesso quindi alle cuffie. Queste cuffie, come vi dicevo prima, sono pieghevoli, si chiudono su se stesse, e devo dire che non occupano neanche poi così tanto. Vedete voi, rispetto al nostro biglietto da visita, devo dire che sono anche abbastanza compatte. Sicuramente non le potete mettere in tasca, ma nel tascone di un giacchetto, di un giubbotto, ci stanno sicuramente. Sembrano anche, vi devo dire, molto comode. Io le ho provate, le ho utilizzate per qualche giorno, sono veramente piacevoli. Almeno per quella che è la mia conformazione facciale, devo dire che mi sono veramente piaciute. Vi dico sin da subito che si sentono benissimo, sono delle grandissime cuffie, ottimo quindi secondo me quello che è il rapporto tra gli alti e i bassi nella riproduzione, ma vi farò vedere più avanti l'applicazione che comunque diciamo migliora ulteriormente quello che è già l'ottima resa di questo prodotto. Mi voglio concentrare un attimo su quello che è l'archetto di queste cuffie. Io le sto estendendo in una maniera impressionante, ma vi posso dire che comunque non si rompono. Sono cuffie che, come dice la confezione, come dice il produttore stesso, quindi resistono. Addirittura hanno condotto un test life proof, quindi a prova di vita, nel senso che hanno droppato, cioè fatto cadere le cuffie da 2 metri, e le cuffie comunque non subiscono alcun danno. Un altro test che conducono quelli di Jabra è quello dell'estensione dell'archetto. Come vi ho fatto vedere, questo archetto si estende senza problemi, si flette senza problemi. Loro hanno fatto oltre 10.000 estensioni, oltre 10.000 piegamenti su ogni cuffia per testarne, cioè non su ogni cuffia, ma voglio dire, i test comportano l'estensione di questo archetto fino a 10.000 volte. Quindi devo dire, sicuramente un ottimo prodotto anche a livello qualitativo e a livello di materiali. Alluminio
che poi, per quello che quanto riguarda l'archetto, che poi si trasforma in plastica nella parte superiore, con una bella imbottitura in similpelle. E ottimo, ottimo veramente questo prodotto a livello qualitativo. Veniamo quindi alle particolarità di questo prodotto. Per esempio, c'è l'NFC qui sul lato sinistro. All'interno, come vedete, c'è la scritta left-right per indicare il quale padiglione auricolare ci si riferisce. L'NFC che permette di collegare queste splendide cuffie tramite, con i dispositivi dotati, ovviamente, tramite la lettura, quindi lo scan, appoggiando semplicemente il dispositivo sul padiglione sinistro. Dall'altra parte troviamo invece quelli che sono i comandi. Tasto se premiamo appunto il tasto rispondiamo a una chiamata, se lo muoviamo in senso orario o antiorario alziamo o abbassiamo il volume. Perché ho detto rispondiamo a una chiamata? Perché hanno anche un microfono. Queste cuffie infatti possono essere tranquillamente adoperate anche in chiamata. Comoda la funzione di ricarica. Hanno infatti una batteria che può essere ricaricata tramite micro USB. Un'ottima batteria, se mi posso permettere questo giudizio, perché io ci ho fatto tranquillamente oltre le 10 ore di utilizzo. E quando dico utilizzo intendo un misto tra ascolto, riproduzione musicale o chiamata. E quanto dichiarato da Jabra è 10 giorni in stand-by. Quindi anche se non le adoperate avete comunque fino a 10 giorni di stand-by. Veniamo poi alla retrocompatibilità per chi non vuole adoperare il Bluetooth. Queste cuffie, come vedete, hanno anche un alloggiamento per il jack da 3,5. E che dire, a mio avviso sono praticamente perfette. Migliorano quella che è già veramente l'ottima qualità di questo prodotto, migliora questo ecosistema l'app. Ve la faccio vedere. Allora, l'app intanto si chiama Jabra Sound, la trovate qui. Passiamo subito un attimino all'accensione. Allora, l'accensione di queste cuffie la si fa dalla parte inferiore, accanto al connettore micro USB. Basta switchare questo bottone e le cuffie sono già partite. Noi le abbiamo già collegate precedentemente, però è possibile fare un primo collegamento appoggiando il telefono sopra l'NFC, quindi dall'altro lato. Ecco, sono partite senza volerlo, perché si sono connesse e quindi in automatico è partita l'applicazione. Quindi, comunque, appoggiando il dispositivo sul prodotto. Le cuffie, ma si collegano in automatico. Eccole, si sono collegate. Parte in automatico la riproduzione perché prima stavamo sentendo una canzone, stoppiamola. Vi voglio fare vedere subito l'app Jabra Sound. Allora, non so se la riuscite a vedere bene. Allora, questa qui è l'app di Jabra che ha realizzato per i propri prodotti, tra cui queste splendide cuffie. E niente, tra le varie possibilità c'è la riproduzione in base ad album, artista, genere, canzone, niente di nuovo, ma vediamo anche YouTube. Cioè anche YouTube è possibile ecco, riprodurre direttamente da YouTube tramite questa applicazione. Cos'altro ha di figo questa applicazione? Allora, proviamo a riprodurre una canzone. Parte la canzone. Dolby Digital Surround Plus vi permette di attivare e disattivare la funzione Dolby Digital Plus che queste cuffie hanno a disposizione. Devo dire che la differenza, anche se poca, ma si sente. Io app la apprezzo. Quando uso queste cuffie, se posso, adopero anche quest'app, non è per niente male, anche perché mi permette di fare un po' di customizzazioni sull'equalizzatore. Posso regolare bassi, posso regolarmi
secondo il tipo di musica che voglio ascoltare. Ci sono anche delle customizzazioni, dei preset, dell'equalizzatore che devo dire male non sono. Mi è piaciuta molto. Altre funzioni, va bene, è possibile selezionare il tipo di accessorio che avete. Qui abbiamo la Jabra Revo Wireless selezionata al momento, ma io ho a disposizione anche altri prodotti di Jabra e devo dire che l'audio con Jabra la differenza si sente. Veniamo, ecco, il Dolby Digital è attivo e l'equalizer è su custom, quindi l'equalizzatore sulla modalità custom che avevo preselezionato precedentemente. Possibile anche gestire le playlist, quindi alla fine vi dico, tra l'altro anche le playlist YouTube funzionano molto comoda. Io come posso concludere questa recensione? Assolutamente in maniera positiva, un ottimo prodotto, peccato un attimino per il prezzo, sicuramente non per tutti. Ma devo dire che se avete voglia di spendere un po' più di quello che può costare una cuffia wireless, questo è il prodotto giusto. Ciao!